buongiorno, oggi sabato 5 agosto, siamo a Saint-Ouen per partecipare al Tour du Falher, 39 km con 2700 metri di dislivello. Oggi tutta la truppa. Pronta? Pronta! Pronti? Sei pronti? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Ed è partita il treno del Montfaler più la staffetta in questo momento. I primi chilometri di gara sono quasi tutti in discesa. Siamo messi in coda al gruppo, piano piano, con calma. La Romina sta un po' più avanti. Adesso ancora una decina di minuti su strada e poi inizierà il sentiero. Tanto lì su c'è il Col Champion tra le nuvole e stanotte è caduta un po' di neve. Tanto l'organizzazione mi ha avvisato che vetta a Punta Chaligne c'è vento forte e la temperatura sarà abbastanza bassa. Allora, abbiamo imboccato la poterale qualche minuto, Romina va, adesso arrivano anche papà e Andrea. Ecco anche papà e Andrea. Come va? Dopo circa 4 km siamo sul sentiero. Abbastanza bene. Ormai c'è il sole. Su, finalmente salita. Bene? Salita. Vai. Abbiamo finito prima salita, adesso facciamo un pezzetto leggera discesa e poi dopo risaliamo un pochettino. E poi c'è un'altra volta un pezzo così con la poterale che arriva fino sotto il rifugio Chaligne. Adesso siamo quasi a 6 km, quindi altri 6 per il rifugio. Ecco lì avanti Andrea e papà. Lì sopra inizierà la poterale che arriva fino sotto il rifugio Chaligne e è tutta molto corribile. E noi stiamo affrontando l'ultimo tratto di salita. Yes! Finalmente un po' di sole, anche se c'è sto vento gelato da vecchio fastidio. Ecco rifugio Chaligne. 1 ora e 46, 11 km. Adesso. Sì! Ciao, buon dì! Fino al ristoro tutta poterale e andiamo su. Tranquilli. Tranquilli. Poi dopo, a rifugio, dobbiamo salire lì su. Punta Chaligne. Saliamo da destra, facciamo la cresta e poi dalla vetta scendiamo sul versante opposto. Eccoci arrivati
al ristoro di Rifugio Scialigno, poi dopo saliamo lì dove salgono gli altri, da qui. Andrea, la Romy, ecco papà. Adesso andiamo a vedere il ristoro. Ecco gli alpaca. Adesso saliamo di là, fino su in vetta. Vai. Ecco il rifugio Scialigno. Stiamo affrontando la salita a Punta Scialigno. C'è la scultura del cane. Da qui ancora qualche minuto terminerà il bosco e il sentiero sarà molto ripido. Piano piano, ecco lì davanti il punto più ripido della gara e eccoli qui. Gruppo compatto, siamo tutti e quattro insieme. Romina fa la locomotiva. Dai, sta arrivando al tratto più ripido. Vamos. Ecco. Stiamo affrontando il tratto più duro, poi un altro pezzetto ripido ci sarà nell'ultimo tratto di salita al Col Vertosan, però questo è più duro e il panorama da qui è spettacolare. Siamo partiti stamattina da Ligio in Basso e qui si vede la vetta del Gran Combello tra le nuvole, la Valpelline, ancora in fondo il Cervino e l'Arenz tra le nuvole. Procediamo per la vetta di Punta Scialigne e sulla destra compare la vetta del Monte Bianco. Qui adesso è entrato molto esposto al vento, fa abbastanza freddo. Ormai manca davvero poco la vetta di Punta Scialigne, sulla destra la Grivola, la giornata fredda ma bellissima. Del massiccio del Gran Paradiso fino al gruppo del Rudolf. Invece a sinistra di Punta Scialigne si vede l'Emilius, proprio la montagna sopra la città di Aosta. Dalla vetta di Punta Scialigne, Gran Paradiso, la Grivola, l'Emilius, in basso la città di Aosta, poi in lontananza il massiccio del Rosa, il Cervino, l'Endarens, il Gran Comben e lì in fondo si vede parte del massiccio del Bianco con il Gran Joras. E ecco il team di Outdoor Experience che arriva in vetta a Punta Scialigne. Sono 16 km di gara, 1500 metri di dislivello positivo, 3 ore. Alla grandissima. Vamos! Come va? Superata la crisi? Vai! Guarda che belle magliettine Outdoor Experience. Giù, vai! Ecco pure papà, stiamo avvicinando al
Rifugio Faller, dove c'è il cancello orario. Dobbiamo transitare entro le 14:30. Domino e Andrea sono poco avanti a noi, adesso dobbiamo salire lì e il vento purtroppo è aumentato di intensità. Vorrei quasi indossare i guanti. Papà sta arrivando. Ecco qui il lago. Ciao. È un paradiso. Uno spettacolo. Viene voglia di... No, non viene voglia di fare il bagno perché fa troppo freddo. Però l'acqua è stupenda. No, perché sta sbrigando Romina. Perché ha visto il rifugio. Eccolo qui. Ecco il rifugio. Ristoro e cancello orario. Oh, adesso è bellissimo perché passiamo di fianco al laghetto. E ci sono tutte sculture, statue che sono state scolpite dal gestore del rifugio. Ma questa età lo fate correre. Ecco, ma pure la sorpresa, abbiamo incontrato un'aria. Vero, vero! E dai. Oh, bravi ragazzi! Bravo Ernesto! Il laghetto. Ecco alcune delle sculture, sono bellissime. E ecco il ristoro. Ecco, c'è il ristoro. Arriva anche papà. E adesso mangiucchiamo qualcosa. Siamo ripartiti da Rifugio Faller, il cancello orario era entro le 14:30, noi siamo arrivati 12:30 circa, adesso sono 12:50, abbiamo fatto una bella sosta, siamo rifocillati alla grande. Romina si è mangiata pane e Nutella e adesso saliamo, poi spiana un pochettino e poi c'è la salita finale fino a Montvertosan al colle. Se il tempo resta pulito avremo un paesaggio spettacolare sul Monte Bianco. Vediamo un attimino, speriamo soprattutto che diminuisca il vento perché fa veramente freddo. Ecco il team che prosegue la salita verso il Col Vertosan, il punto più alto della gara. Vamos Romy, dai, piano piano, un passetto alla volta. Stiamo avvicinando al tratto finale di salita verso il colle, è anche tratto un po' più ripido lì dove stanno salendo gli altri concorrenti. Poi si va verso Montvertosan un pezzettino e dovremmo superare i 2800 metri di quota. Ecco gli ultimi metri, adesso arriviamo a Col Fenêtre, 2729 metri, e dall'altra parte Grand Jorasses. E poi tutta la discesa che dobbiamo fare fino giù in fondo dove c'è la galleria. Ah, vediamo dove sono. Ecco, lì in basso il rifugio. Faller, ecco papà,
E ecco la Romy. Stop dislivello positivo. Finiamo qui, dislivello positivo. Adesso tutta discesa. E mannaggia le nuvole, mannaggia. Di là c'è tutto il massiccio del bianco e noi non lo vediamo. Vabbè. Sì. Abbiamo iniziato la discesa dal Colle Vertosan, eccoci, ha appena superato Marco Petaz che fa 60 km e adesso dobbiamo proseguire in discesa per circa 10 km. Poi c'è una leggera salita e poi si riscende giù a Sant'Oglien. Però dislivello ormai l'abbiamo completato. Abbiamo quasi terminato la discesa. Tra poco saliamo Château de Bosse e poi dovrebbe esserci la discesa finale fino a Sant'Oglien. Circa 35 km, questo è l'ultimo ristoro. Adesso ci fermiamo un attimino qui e poi dobbiamo salire su Château de Bosse. Adesso vediamo gli altri che stanno arrivando. Ecco Andrea e poi arriveranno anche gli altri. E via! Iniziamo l'ultima discesa. Discesa parrocchiale di San Leonardo. Eh no? Via Francigena. Via. All'incirca 4 km all'arrivo. Siamo a 7 ore e 32. Benino. Sei caduta? Ecco la solita strega, no, che ci aspetta prima dell'arrivo. Oggi ho detto che facciamo un record, ma lo cade sempre. 9 km quasi, 7 ore 53, arriveremo al traguardo 7 ore 55. E voilà! Allora Romina D'Antoni, no, Andrea Mocetta, Durante Luca e il resto Durante. Ah. Tata!